Finalmente, finalmente abbiamo visto veramente quello che volevamo dall'inizio, una squadra reattiva, ben messa in campo, ben impostata. I ragazzi hanno espresso pienamente la loro caparbietà, il loro impegno. Non possiamo recriminare nulla se non elogiarli tutti insieme, tutta la squadra. Quello che io noto è che stanno veramente, sono uniti, hanno tanta voglia di far bene. Poi il fatto che la nostra società oggi è dotata di tanti giocatori ci permette di fare questo turnover che è sicuramente vincente. Non è precluso a questo punto nessun obiettivo, perché le partite che abbiamo visto ultimamente dimostrano proprio la ferrea volontà da parte di tutti, di tutto il gruppo, dell'organico, di raggiungere obiettivi sempre migliori, sempre più in alto. Chiaramente nel calcio è tutto che si ottiene partita dopo partita. Che devo dire, noi siamo entusiasti, lo siamo stati domenica contro il Rieti, lo siamo oggi contro questa squadra matese che sicuramente dobbiamo inchinarci a questi ragazzi eccellenti che hanno conseguito 16 risultati utili consecutivi. Era un avversario sicuramente ostico da battere, ma ecco, la nostra vittoria è venuta fuori attraverso la qualità dei nostri giocatori, attraverso il gioco, attraverso l'applicazione del nostro mister e soprattutto un grande elogio al preparatore atletico. Se voi analizzate l'inizio, abbiamo avuto veramente, come dire, da nostra parte tanta, tanta sfortuna, da infortuni, da blocchi dovuti al Covid, dalla neve in tanti campi, in diversi campi del Molise, e poi degli infortuni che voi avete visto, no? Cioè, inesperienza forse qualche volta di qualche giocatore, del portiere o di altri, quindi perdevamo punti a volte inspiegabili. Poi questo cambio anche del mister con Amauro, grande, grande persona, grande amico, lui stesso mi ha detto: Presidente, guarda, vedi, te lo dico io, bisogna cambiare qualcosa, quindi io mi faccio da parte. Veramente un grande uomo. E abbiamo affidato con tranquillità la squadra a Marco perché aveva questa voglia di emergere anche non solo come giocatore che è stato, anche come mister. Sta facendo non bene ma benissimo. Io come rappresentante della società do a loro ogni disponibilità, quindi abbiamo un livello comportamentale sicuramente alto di qualità, di estetica, nei comportamenti, in tutto, e quindi questo sicuramente porterà dei risultati positivi. Non sappiamo quanti, però l'impegno è che i ragazzi sono euforici letteralmente, quindi ogni partita per loro è un motivo per far bene e per poi arrivare dove arriviamo, sicuramente con un grande, grande applauso già da adesso io sono fortemente soddisfatto di tutto. No, 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 beh, quello sì, la qualità della nostra rosa penso la conoscevamo tutti, è quello che ci sta facendo fare la differenza adesso, perché quando hai in panchina giocatori come Esposito, Minincleri, lo stesso Salvatori, diciamo tra virgolette Arcelluti, per un allenatore, è facile fare i cambi, è normale. Sono stati bravi ragazzi a entrare bene, ma sinceramente, a parte la gestione del secondo tempo dei cambi, noi dal primo minuto fino all'ultimo abbiamo dominato la partita. Siamo stati bravi a giocare in maniera propositiva contro una squadra che veniva da 16 risultati consecutivi, non a caso. Una squadra che, tra virgolette, cerca di farti giocare male perché ti chiude gli spazi. Noi siamo stati bravi sia nel primo che nel secondo tempo a giocare tra le linee. Infatti il primo gol di Benincleri è venuto in questo modo, è un'azione preparata in allenamento e sono stati bravi ragazzi a mettere tutto in pratica. Sì, quello sicuramente. È normale che affrontiamo una squadra che come noi ha giocato lo stesso numero di partite nelle ultime settimane, a differenza nostra la rosa era diversa, non mi nascondo. Però io, è normale la condizione fisica, oggi ha fatto la differenza, però anche la qualità del gioco, perché abbiamo giocato sempre, non ci siamo innervositi nell'ultima parte di partita, perché loro erano bravi a chiudere gli spazi, abbiamo continuato a giocare senza frenesia e alla lunga ci ha portato alla vittoria, perché poi,
come ho detto prima, è vero che sei una buona squadra, però se all'inizio non hai voglia di giocare, di far vedere quello che sai fare, alla lunga fai fatica. Questa squadra, quando sono arrivato io, mentalmente era bloccatissima, non bloccata, bloccatissima, perché fisicamente stava bene e a livello tecnico-tattico stava bene. Era una squadra bloccata mentalmente, perché erano convinti del loro valore, però si pensavano solo che si vinceva solo con i nomi, perché poi andava a affrontare squadre che avevano più cattiveria di loro e alla lunga il risultato non lo portavi a casa. Adesso la prima cosa che mettono in campo è la cattiveria. Poi la qualità ce l'hanno, non è che è arrivato Pomante e ha portato qualità, la qualità già ce l'avevano prima. Io gli ho portato più mentalità aggressiva, più di cattiveria, e alla fine i risultati stanno arrivando, però non dobbiamo mollare, perché adesso, tra virgolette, abbiamo una domenica di recupero. Poi da mercoledì prossimo giocheremo fino a fine campionato, praticamente, da quello che mi hanno detto, perché hanno spostato il calendario, quindi... Beh, noi oggi è l'ultima di una lunghissima serie di partite che abbiamo fatto domenica e mercoledì. Adesso noi, oggi era, diciamo, l'unico recupero che avevamo da fare, e poi riprenderemo a giocare il 9. Se non hai una grandissima rosa a livello di quantità, perché poi se andiamo a vedere la panchina, insomma, abbiamo quasi tutti under, poi a lungo andare lo puoi pagare soprattutto su un campo come questo qua. Noi li soffriamo questi campi, abbiamo sofferto sotto punto di vista fisico anche a Vasto, a campo basso, insomma questi campi in erba così grandi, perché poi il nostro è un po' più piccolo. Dopo una lunghissima serie come quella che abbiamo fatto noi, abbiamo veramente tirato al massimo tutto quello che potevamo fare, cercando di portare a casa un altro risultato positivo. E ripeto, fino al 75esimo, 76esimo credo, l'avevamo fatto anche abbastanza bene. Forse avevamo rischiato molto in un'occasione, sempre nel momento in cui è entrato Minicleri, mi sembra, su una conclusione di Minicleri, che hanno colpito il Sabato, è stata rimessa. Sì. E quindi alla fine, insomma, la partita l'abbiamo fatta anche oggi per 75 minuti. Poi ripeto, quell'1-2 è stato omicidiale e lì la partita è finita.